Ma ti rendi conto? Io mi angoscio pensando a come fare per dire a mia figlia che tu sei la madre e lei viene a saperlo in questo modo orribile e brutale. Non posso crederci. È colpa mia, perché non mi credi? Ma non lo capisci, certo, che è stato difficile anche per me dirle che l'hanno portata via appena nata, o no? Non posso crederci. Non arrabbiarti con me, te lo chiedo per favore, non ti arrabbiare. Ti rendi conto con chi abbiamo a che fare? È ancora peggio di quanto potessimo immaginare. Oh, sì, è terribile, Vicky, non so che fare. Devi dirlo a Tomas, ecco. Ma che devi fare. È stata la prima cosa che ho pensato e poi mi sono detta: chi sono io per giudicarla? È una sciocchezza sacrificare tutto l'amore che provi per Tomas per aiutare quella vigliacca. Questo non importa, l'importante è che la strega sia cambiata e in ogni modo Selina è sempre la madre di Cecilia. Lo sai anche tu, Nini. Posso farle una domanda? Dipende. Che vuoi sapere? Com'è andata la storia di Cecilia? Scusami? Come? Perché me lo chiedi? Così, per curiosità. Ah, per curiosità, così, tanto per saperlo. Sono un numero da circo per te, fai domande così. No, no, per saperlo. Per saperlo? Ti stai mischiando nella mia vita privata. Non desidero ricordare continuamente il momento peggiore della mia vita. Ma me lo fai apposta? Sì, a volte ti comporti in modo spietato con me, Nini. Dunque, papà mi ha chiesto un'analisi del lavoro di Martin e io vorrei la tua opinione come compagna di lavoro. Secondo me lui è straordinario, è intelligente, impara molto in fretta. La gente è affascinata da lui. E tu sei più affascinata degli altri. No, Sofia, tu mi hai chiesto del lavoro di Martin e io ti sto rispondendo, nient'altro. Ah, dai, rilassati, va tutto bene. Sono molto felice che ti piaccia perché è lo stesso per lui. Quindi mi stai dicendo che io piaccio a Martin? Sì. Non te lo assicuro, ma ne sono quasi certa. Il mio cellulare. Ma non ci posso credere, mi hai rubato il telefono, Nini, mi hai rubato il cellulare. No, io non l'ho rubato. Spero che tu non l'abbia usato, eh? Ma che cosa sta dicendo? Controlli il credito, se non vuole. Ti sto parlando di questo, non fare l'ingenua. Ti chiedo se hai ascoltato un messaggio, se hai risposto a qualcuno. Non è una cattiveria di Selina? No, è vero. Tu sei la bimba che portarono via Selina appena nata. È triste e doloroso, ma è così. Come sono arrivata a casa tua? Beh, ecco, sei arrivata a casa mia perché, per fortuna, si trovarono le persone che ti avevano portato via, per fortuna. Ma non si trovarono i tuoi genitori e quindi sei stata data in adozione. Dobbiamo vendere i gioielli della corona di Santa Giuliana. Cosa? Vendere i gioielli della nostra patria? Sì, disgraziatamente così. È ovvio, non tutti e non posso darti molti dettagli. Sappi soltanto che è un assoluto segreto di Stato. Va bene, ma l'ambasciatore lo sa? Ma sì, è ovvio che lo sa. Qui non si muove foglia se non lo dice l'ambasciatore. Però mi ha chiesto di non farne parola con nessuno. Hai capito bene? Mi raccomando. Forse mi manca un po' di ambizione. Ambizione? Ecco, che bella parola, ambizione. L'hai detto tu, non io, eh? L'hai detto tu, ambizione. Avresti bisogno di qualcuno forte, intelligente, anche esperto, con una buona disposizione. Qualcuno che possa avviarti nel modo giusto. Un padrino. Vuoi che sia io il tuo padrino? Signorina Selina! Dimmi, che c'è? Posso farle una domanda? Quale? Perché sono i soldi? Non hai capito, è una missione segreta, questa non capisci, non lo puoi sapere. Tanto lo so a che servono, perché il pelato non sappia che hai lasciato Cecilia. Ci siamo? Ecco fatto! Ah, che meraviglia, guarda! Sono il genio delle luci. No, sembra che il genio non abbia realizzato un'opera perfetta. Però lo sai, mi sembra davvero strano. Sì. C'è come un sovraccarico, una specie di scarica elettrica, una specie sì, di... Sì, la sento anch'io, sai, una... No, quello che è evidente è che il sovraccarico ha avuto un effetto su tutto quanto intorno. Sì, Selina, trattienili un attimo. Io prendo una cosa in macchina e arrivo. Che fai, Nicolas? Cos'è quel denaro?